È come se lei prendesse un aereo, andasse in volo e decidesse di buttarsi dall'aereo senza paracadute. Noi stiamo facendo questo qui. Noi stiamo lavorando senza nessun tipo di paracadute. Ci troviamo immersi in una guerra che non sappiamo il perché. La bolletta dell'energia, che lievita di ben 10 volte, così del resto come anche quella del metano. Ed è dunque questo il grido di allarme che arriva da Castiglione a Fiorentino, dove si trova uno dei più importanti pastifici italiani. Siamo passati da 16 centesimi a metro cubo che pagavamo il metano ai 240 euro, ovvero ai 24 euro che paghiamo oggi. Siamo passati da 52 euro a megawatt a 580 euro che in questo momento noi stiamo pagando in azienda. Si tratta infatti di un impianto energivoro per definizione con linee produttive su 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Una famiglia media consuma circa 1000-1200 metri cubi l'anno, noi consumiamo 150 metri cubi ora. Nonostante quello che noi cerchiamo di trovare risparmi, sinergie, è veramente difficile. Siamo riusciti in parte a mettere nei listini nuovi l'aumento delle materie prime, ma purtroppo non facciamo in tempo, perché quello che sono gli aumenti che abbiamo avuto fino a ieri non valgono domani e non valgono neanche più oggi, perché da ieri a oggi sono aumentati un altro 20% il costo delle materie prime. Insomma, una situazione a dir poco allarmante. È impossibile andare avanti, molte aziende fermeranno a settembre, non riapriranno, altre fermeranno a ottobre. Già ci sono delle vetrerie che hanno fermato, delle acciaierie che hanno fermato, e qua dobbiamo trovare delle soluzioni, ma rapidissime, non possiamo aspettare, perché un'azienda chiusa non riaprirà quasi mai.